Non lo so chi è, non lo so chi è. Carmine Migliaccio. Ciao! Mi mette in imbarazzo quando succedono queste cose. Ieri dopo essere andato a dormire alle 2, le 2, mi sono svegliato alle 9. Perdonatemi, tengo in macchina fa rubacco. Scusate. Oggi non sono solo, Raffaele è già andato in studio. Abbiamo un piccolo angioletto. Quanta bollina! Io devo prepararmi, vado a fare una doccia perché questa mattina si va in palestra. Poi magari farò pure un video dove farò vedere i progressi che le ho fatte, come era prima, come sono comunque, sapere più o meno che se sono. Para niente, però come ero prima, tipo avevo le spalle proprio. Poi faccio vedere perché il cambiamento c'è stato. Cioè, acquisito un fisico normale per ora è normale, prima era anormale per me e niente, io mi faccio sta doccia e si va in palestra ed eccomi qua in tenuta sportiva più o meno, ma pare che tengo pigiama, quello veramente bruttissima questa maglia, vabbè, ci arrangiamo, vedi che cacchio è dove andare a palestra, comunque sia quest'oggi vi porto con me in palestra, ok? Così vi faccio vedere un po' come mi sforzo e come mai c'è 2-3 emorroide. Dovete sapere che l'istruttore mi ha dato anche le proteine. Ecco qua. Le ho prese per un giorno, questo è il secondo giorno. Sono buonissime, troppo buone, mi piace pure a colazione, però si devono prendere subito dopo la palestra. E non vedo l'ora di finire la palestra, semplicemente per bere sto coso. Praticamente c'è. È un coso in polvere, praticamente, tutto polvere. Mamma mia. E poi c'è un misurino, vedete? Ma duro, aiuto, mamma mia. Esagerato. Ok, ma ci ho messo il giacchettino alla coppa perché faceva un poco freddo. Siamo pronti per la palestra, mi porto alla bruzzatella con le proteine appresso ovviamente perché me le metto in macchina, mi rischio di fare palestra, entro in macchina e subito mi prendo le proteine perché sennò via troppo tardi dopo la palestra, quindi. Ed eccoci qui, uno tempo in merda, piove, fa freddo e le cose non vanno bene. Niente di meno, volevo trovare un posto qua, no? Diciamo vicino alla palestra, tutti gina praticamente la macchina la di quale anno.
due serie di 8, una di 6 dove aumento comunque il peso di poco, e poi faccio, i massimali sarebbero, diciamo, faccio finché non mi stanco, e la mesh 2-3 barroi di intensità. Faccio addominali bassi, addominali alti e ce ne andiamo. Questa è la mia palestra. Dopo l'allenamento c'è questa grande salita. Guardate quant'è. E chi ce la fa? Anche quest'altra giornata di palestra è finita, mi strungo su una scala alla montagna. Che c'è una salita non indifferente. C'è una bimba che mi saluta. Ciao. Ciao. Non lo so chi è, non lo so chi è. Carmine, mi ghiaccio. Ciao. Mi metto in imbarazzo quando succedono queste cose. Sono 5 anni che faccio video e mi riconoscono, ma per me è sempre un imbarazzo, una timidezza. Corriamo in macchina. Proteine, devo prendere le proteine adesso. Dopo la palestra dobbiamo preparare lo shake. Si prepara in questo modo: si prende subito dopo la palestra, ok, praticamente mi faccio, bisogna mettere 150 ml di acqua, ml, ci vado, me lo butto addosso, mettiamo 150, si riesce a vedere? Ho messo 150 ml di acqua, un poco di più, ce lo beviamo. Queste cose in macchina, ma pare che li trocate, che si mettono in macchina, si preparate, uguale. Poi, cominciamo a mettere il tappo qua sopra in modo che non cade. Lo riponiamo qua nel frattempo. Apriamo, mamma mia. Dobbiamo prendere un misurino intero. Madonna, la ruppa nella tavola. Ecco qua, vedete. Un misurino di questo lo buttiamo dentro, non fuori, dentro. O Gesù. Questi esperimenti non si possono fare in macchina. Ok, abbiamo buttato dentro. O Gesù. Mi sto drogando. Ok, mettiamo il tappo, guardate, mettiamo il tappo. Chiudiamo. E poi baby shake shake shake. Ok, apriamo. Vediamo. Sembra l'argumentin, ma non lo è. In bocca è buonissimo, ragazzi. Assaggiamo. Vediamo che abbiamo fatto. Mamma mia, ragazzi. Buono, buono. Tornato a casa. Vediamo che sta facendo il bambino. Buongiorno. Niente. Non c'è niente da fare. È crollato così. Allora ragazzi, io ora ormai tutto ho comprato questo, perché nei commenti mi avete detto che avevo già fatto auto i palle in luoggio. Quindi domani mi sono comprato questo per come stabilizzatore, eccetera eccetera. Mo mi devo fare la grande doccia, mi lavo tutto a posto e poi dopo si va di nuovo in studio a Nola per completare il litigio rap.
dopo una doccia fatta, siamo freschi, 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 andiamo a vedere se il bambino si è svegliato. Pronto? 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 Niente. Si è arrabbiato come un salame. Si è arrabbiato come un salame. Allora, è arrivato il momento di andare a fare un po' di pappa. Quest'oggi mangio giù da mia mamma e poi si corre in studio, ragazzi. Non vedo l'ora di farvi vedere il digiore che ho fatto, che ovviamente poi uscirà sull'altro canale mio principale, dove carico tutti i video. Andiamo in studio. Qui nello studio per continuare a scrivere il litigio rap. Manca una piccola parte, la parte finale e la stiamo scrivendo già. La parte sorpresa, perché poi non ve l'aspettavo, io mi dico che stiamo a fare, rifacimi cosa come si dice, non rifacimi, cioè rifacimi, non so se mi vedete bene, faccio vedere ancora meglio. Ah, ecco qua, capito? Ragazzi, arriva quel momento in cui stai scrivendo un video, un qualcosa, il foglio ancora bianco. E capita, perché sono dei vuoti di memoria proprio, capito? Raffaele, tu che sei un rapper, mi dai una mano, per favore. È arrivato da Peppe. Ma guarda, ce l'avete pure in HD. Ma che sei HD? HD, questo è full HD. Questo è full HD. Cioè abbiamo delle crisi proprio che non riusciamo più a scrivere, allora bisogna fare una pausa, una rombuta, di mezza giornata di pausa e poi mi accominciamo dopo. Lui lascia smanzare. Perché è... Che se ne va presa a me, ma chi? Ne hai io, questa qua. Pensate, ne hai io. Sara, vattene in vitamina, Sara! Ne va, chi ce lo sto? Giusto. Chi ci voglio stare in vita? Te, ecco qua. Sempre lui, Peppe. Peppe, chiamavano Peppe. Però sono uscito qua a Carmine, roba che ci siamo per la guivanna. Iva, vabbè. Adesso ho visto che stiamo morendo. Già. Di Cafuno ci fanno le cose. Un video. Ci capisci? No, non sono. Noi scriviamo, ci vediamo dopo. Sì, most popular beat. Quando le idee non vengono bisogna mangiare. Così. Bit. Ne mangiamo. E questa è la crew. È la crew. Crew! È la crew. Ora tocca la nostra Sara a registrare, perché anche lei farà parte del nuovo di Giorepp. Senza offesi. Sarà la nostra segretaria. Ci vogliamo risentire un attimo il pezzo, così facciamo un attimo le parti di sera. Allora il Wee è fuori musica, quindi per ora non te lo registrare proprio, non ce ne fotto proprio. Però, spiegami il vecchio, ma che è stato un mercato? Guardate a chi sta vecchia, sta presa. Ecco qui Peppe, sei pronto? Preferisco che scandisci molto bene le parole, quello che è importante è che devi scandire bene le parole, lui ci fa capire tutto cosa, cercando di mantenere un'interpretazione più che il ritmo. Pensa meno a stare sul ritmo per quanto ci devi stare, però sul fatto che da parica veramente ti stai ingazzando e te ne stai in pissicca. Ci sei? Vai. Faccio attaccare il muore, eh? Lo so che non mi vedete, ragazzi. Mi vedete scuro. Fa freddo. Mi sono messo il cappuccio. Stiamo partendo adesso dallo studio per andare a mangiare qualcosa e poi ci ritiriamo. Bordello, macchine, traffico. Tengo fame, voglio, tengo po' fame. Questo giorno è così. Questa sera è così. No, niente. E questa qua è la tua. Ragazzi, amico. Niente, ragazzi, ci troviamo qua a fare cosa a mangiare. C'è il nostro Raffaele. C'è la nostra Saretta. Abbiate. Ci mangiamo, io mi sono ordinato scaloppina al limone, di Raffaele, sarà la tua pista, di spaghetti, non lo so,
l'altro camion. Mangiamo. Praticamente sì. Mi sono innamorato di questa signora di 40 anni. Ero 40 anni, guardate che femmina. Questa era 40 anni? 40 anni. Com'ero, quando ero vogliono con me? Hanno due figli, non so, cioè, ma da figlia di Narano la stessa. Se come la mamma, ecco qua. Che figlio? Niente ragazzi. Sono stanco. C'è solo che stanno nel suo panno. Ma pure tornati. Stanchi, distrutti, scassati, sfrandumati, sfratucati, sfratalandati. Però siamo tornati. Abbiamo terminato un'altra cosa in studio. Abbiamo il nostro Raffaele, che è purissimo. È stanco. Deve fare cacca Raffaele. E io ne approfitto per salutarvi, perché dopo vado a fare un video cacca. Ma io mi fa piacere che questo genere di video vi piace. Mi sono accorto che fare video vlog tutti i giorni è un impegno veramente impegnativo, perché io praticamente faccio il video, lo monto la sera quando torno, quando finisco di fare tutto, e poi il giorno dopo lo carico. E tipo stasera sono tornato e mi sento distrutto, non ce la faccio a montare il video. Non bordello. Cercherò di fare video tutti i giorni. Se non ce la faccio, un giorno sì, un giorno no, sicuramente ci saranno video sul canale. Oltre a questo canale qua, che Carmine Migliaccio Vlog, ci sarà poi il canale Carmine Migliaccio, dove in questi giorni comunque usciranno vari video. Per il resto, Raffaele caca e io niente. Ora mi vado a spogliare, a dormire. Quindi vi auguro una dolce notte a tutti quanti, spero che anche questo vlog vi sia piaciuto, vi mando un bacio, lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella se volete che vi devono arrivare notifiche quando carico un video, e niente, alla prossima!